Nome? Maria Cristina Mosciatti. Ah, ma Mosciatti. Mosciatti. E il cognome la dice lunga, perché Matelicese... De Cippo. De Cippo. Per l'esattezza? Braccanese. Ecco, quindi proprio... Sì. Mio bisnonno era di Braccano e io dopo un periodo che sono stata fuori da Matelica sono voluta ritornare a Braccano. C'è una cosa che ami particolarmente di Matelica? Tutto amo di Matelica. Tutto quanto, qualsiasi cosa, ogni vicolo, ogni pietra, anche gli abitanti, anche quelli che sono un po' più, no, particolari, li amo tutti perché c'ho proprio questa, sono troppo campanilista, mi hanno accusato anche recentemente qualcuno, sei troppo campanilista, mi hanno detto. E un piccolo aneddoto che ti è rimasto in mente, non so, di Matelica, Matelicese, se c'è, no? No, per in questo momento no. E allora riscopriamo in questa chiacchierata, che iniziamo andando verso la montagna, perché la tua grande passione è la natura e la montagna. Come ci sei arrivata a questa passione? Innanzitutto questa passione ce l'ho nel DNA, perché mio nonno è stato uno di quelli che ha contribuito anche per la Croce del San Vicino. Andavano sempre in montagna, le domeniche partivano, andavano in montagna. I miei genitori vivevano la montagna. Mio padre è stato, insieme a Don Piero, una delle persone che ha fondato gli scout a Matelica nel 54-56, se non ricordo, quindi è rimasto con gli scout e con il Masci. Quindi proprio è nel mio DNA. Più questa passione che io quando sto lassù praticamente ritrovo me stessa, ritrovo tutto. E sei una guida naturalistica. Esatto, e sono anche diventata guida naturalistica, prima come passione, poi nel 2013 ho fatto l'esame di abilitazione alla Regione Marche che ho superato nonostante, diciamo, erano stati un po' cattivi. No, cattivi no, però erano molto precisi, cercavano molto la precisione. Poi io furbescamente ho detto che era nella zona del San Vicino e qualcuno di loro mi fece una famosa domanda e mi dissero: che cosa sono le calcatreppole? E cosa sono le calcatreppole? Sono abbiamo trovato tipo... l'aneddoto, esatto. Perché cosa sono le calcatreppole? Esatto, è un tipo di erba, un tipo che viene utilizzata o addirittura sott'olio, sott'aceto, oppure cotta semplicemente come un'erba particolare. Ma nel San Vicino troviamo anche i cardi, che adesso sono protetti, quindi non vanno raccolti. Però io mi ricordo tanti anni fa, quando andavamo proprio a fare campeggio, che fino agli anni 75-80 si faceva campeggio a Canfaido, si andava proprio a raccogliere i cardi, si lessavano e si mettevano sott'olio per poi essere mangiati durante il periodo invernale. Adesso è un'area protetta, quindi queste cose non si devono fare più, ma non perché per il semplice fatto che è un divieto, ma perché va conservato. Occorre un'educazione. Esatto, no? Esatto. Sì. Un'educazione, hai detto giusto, un'educazione ambientale. Educazione e rieducazione. Entrambe. Quindi come guida, come educatrice accompagni tante persone alla scoperta di questa natura fantastica. Facciamo allora una prova. Una famiglia che ha dei bambini vuole fare una passeggiata di 2 ore. Da dove partiamo e cosa ci porti a vedere? E possiamo partire da Braccano. I bambini bisogna vedere anche là e lì, sempre lavoriamo sull'attrezzatura, come hanno le scarpe, come questa è una cosa fondamentale. Chi va in montagna e chi frequenta la montagna, perché ovviamente non attraversiamo, non stiamo sulla strada asfaltata, ma possiamo attraversare, non so, sentieri, pietre rocciose, e in questo caso suggerirei il sentiero che porta la Jana. Quindi lì abbiamo anche un percorso dove c'è il torrente, quindi anche le scarpe devono essere adatte. Quando ci sono i bambini consiglio sempre di portare le scarpe di ricambio, perché puntualmente i bimbi non fanno il tragitto, il percorso, diciamo il sentiero, ma preferiscono andare dentro il torrente, quindi poi quando ritornano ovviamente devono cambiare. Un'altra cosa particolare della Gola di Jana è quella del clima. Noi partiamo da Braccano, che possiamo avere sui 22-23 gradi, e pian piano arriviamo alla Gola di Jana, dove c'è un'escursione termica anche di 4, 5, anche 6 gradi. Ci hai parlato della Gola di Jana, subito sopra c'è un gioiello di storia, oltre che di natura, che in tanti hanno scoperto da poco, o se vogliamo riscoperto da poco, che vale la pena di visitare. Esatto, e poco più su, proseguendo, diciamo cambiando un po' il percorso, troviamo l'abbazia di Santa Maria de Rotis,
e la va, io la chiamo anche la valle di Rotis perché è anche tutta una valle particolare e molto ricca di biodiversità vegetativa, floristica, faunistica, quindi troviamo tantissima biodiversità in quel territorio. Quindi dei camminatori sì. esperti, invece che la famiglia con bambini arriva un gruppo di giovani camminatori esperti che vuole fare tutta la giornata fuori, magari anche mangiando. Dove li accompagni? Un bel percorso che all'inizio è molto bello e ricco. Partiamo da Braccano, arriviamo all'abbazia di Roti, ma possiamo anche fermarci prima alla famosa sbarra. Da lì prendiamo il sentiero che chiamo delle carbonaie, perché là sopra è tutto ricco di carbonaie, che è un'economia, un altro aspetto storico, esatto, importante per Braccano ma anche per Matelica. Proseguiamo, prendiamo il sentiero che porta verso i pantani di Matelica, ma in realtà lì attraversiamo la Matelica, attraversiamo un pezzo di San Severino Marche, quindi arriviamo al bivio di Valdiola, e poi prendiamo per i pantani, quindi abbiamo il territorio di Gagliole, fino ad arrivare al Monumento del Capitano. Dal Monumento del Capitano riprendiamo il sentiero e lì c'è un panorama straordinario, quindi si apre tutta quanta la vallata, quindi si vede tutta Braccano, Matelica, Fabriano, Cerreto, quindi si vede tutto un pezzo di Camerino, si vede tutta la vallata e più viviamo anche tutta la fascia preappenninica e dall'altra parte dove abbiamo noi l'Umbria. Proseguiamo e ritorniamo giù in basso per poi riprendere il sentiero che invece di andare all'Acqua dell'Olmo scendiamo all'abbazia di Roti dove lì ci sono i prati e possiamo fermarci a mangiare. Questo percorso ha la durata quasi di 4 ore, 4-5 ore, poi dipende dalle persone. Noi lavoriamo tanto sulla mobilità lenta perché vogliamo far vivere il territorio, lo raccontiamo il territorio, su quello che troviamo, quindi sulla flora, sulla fauna, sulla vegetazione, sugli animali, sulle tracce degli animali, specialmente quando sono i bambini sono affascinati dal vedere queste tracce che magari non immaginano che veramente li magari ci sono degli animali particolari. Hai fatto riferimento prima alla riserva del San Vicino. Sì. Il San Vicino è la nostra montagna. Ci hai detto che il nonno sì. È stato uno è dei... È stato, sì, era un bel gruppo, chi la portava su, chi lui è andato dietro, quindi... La croce. Esatto, la famosa croce, l'ultima croce del San Vicino, perché il San Vicino ha avuto diverse croci. Ha avuto la croce, mi dicevano, di legno, poi di cemento, e quindi alla fine questa è l'ultima croce che hanno... Che cos'è per te il San Vicino? Per me il San Vicino è quando io mi allontano da Matelica, addirittura andando verso la costa, quando ritorno e vedo il San Vicino anche, non so, arrivando da Jesi, è come se dire, ecco, sono a casa, è casa mia. Che sensazioni si provano dalla croce del San Vicino, dalla cima del San Vicino? Ti si apre tutto un mondo a 360 gradi perché vedi... Verso l'entroterra, ma verso il mare, ma anche oltre, perché se troviamo una giornata dove tutto bello, pulito, o un'alba, un tramonto, possiamo vedere anche oltre il mare Adriatico. Però io do un consiglio. Non andare al San Vicino con tante persone, perché non si vive quelle sensazioni e quelle emozioni che uno quando è lassù da solo. Comunque hai dato un consiglio importante, perché la montagna in solitaria richiede forte. Anche molta responsabilità. Sì, esatto, responsabilità, conoscenza, soprattutto conoscenza, e diciamo che devi conoscerla il territorio, devi viverla la montagna, non si può improvvisare. La montagna purtroppo, e le cronache ne sono piene, se non la rispetti non perdona, perché te puoi andare in solitaria e se non conosci in quel luogo dove vai ti puoi trovare anche in serie difficoltà, perché purtroppo spesso nelle nostre montagne non sono neanche raggiungibili tramite i cellulari. Quindi se uno è... Necessario un GPS. Esatto, o un GPS, oppure a volte a me succede di dare le indicazioni. Cioè oggi io andrò in questo luogo e... Faccio questo percorso e il tempo di rientro dovrebbe essere questo. Quindi se non mi vedete dopo 24 ore... Venitemi a cercare. Esatto. Abbiamo parlato del San Vicino, io rilancio. La faggeta di Canfaito. Mamma, sfondi nella porta aperta è come mani allo stesso tempo una arrabbiatura incredibile.
È un luogo incantato che è stato riscoperto in questi ultimi 10-15 anni. Il Canfaito c'è sempre stato, il Fogliace c'è sempre stato, eppure non so, forse la pandemia, ma anche il terremoto, perché tante persone che non potevano raggiungere più i sentieri dei Sibillini hanno riscoperto la riserva del San Vecino. Comunque mi ricordo a 16-17 anni il campeggio, io ho campeggiato diverse estati a Canfaito. Forse parlare oggi di campeggio non è adeguato, però una riscoperta attenta e nello stesso modo valorizzatrice sarebbe possibile. È possibile, però c'è bisogno dell'educazione. Chi andava in campeggio? Ma noi quando andavamo via lì sembrava che l'essere umano non c'era traccia di essere umano. Convivevamo con le mucche. Sì, ecco, esatto. Lo stavo per convivevamo dire. Convivevamo con le mucche. Ora non è così. Spesso e volentieri sono presente al Canfaito e anche al San Vicino. Sono una di quelle persone, ma non sono sola, ce ne sono altre, che puntualmente segnaliamo la presenza dei fuochi. Poi abbiamo trovato persone che facevano la sbracciolata a terra. Abbiamo trovato anche degli attendamenti. Poi abbiamo trovato anche un rito, non so cos'era, erano le 11 di sera con tutte candele accese dentro la faggeta. Non dico e non erano riprese di un film medievale. No. Però potrebbe essere l'ambientazione adatta per un film medievale. Di notte, con quei faggi, con un po' di nebbia, sarebbe un luogo veramente incantevole. Sarebbe incantevole, però io sono un po' estremista qua. Ma no, valorizziamolo, esatto, nel senso di fascino, ma esatto, con il massimo rispetto. Soprattutto rispetto, perché la faggeta è una. Ci sono voluti più di 1000 anni per fare quella faggeta. Cioè, con un incendio, con qualcosa, basta un attimo a distruggerla. Torniamo alle cose belle. Disegnaci un'immagine, un momento della giornata, un luogo con cui lasci tutti quelli che ci ascoltano. Allora, recentemente io ho scoperto un bellissimo sentiero. È un sentiero che parte sempre dall'Aia di Macciano, prosegue verso il Sasso Forato, dal Sasso Forato arriva all'Acqua dell'Olmo. Proseguiamo verso Bocca de Pepo, dove abbiamo trovato una cascata straordinaria, bellissima. E guardando giù a valle lì si apre la mia passione, cioè l'Abbazia di Roti, per poi proseguire, arrivare al Mondubbio. Esatto, il Mondubbio, tutta la faggeta del Mondubbio, e poi per ritornare alla famosa croce dell'Aia di Macciano. Questo è un sentiero che ogni volta che vado lo scopro. Sono tanti sentieri, tanti matricesi non li conosco. Allora speriamo che sia l'occasione di riconoscerla. Sì, anzi, se posso dire una cosa, stiamo lavorando, perché non sono sola, siamo un bel gruppo, c'è l'associazione di volontariato Roti e adesso ci sarà anche il comitato feste di Braccano per nuovi sentieri, per poter rilanciare il turismo quest'estate, sperando di riuscire a far qualcosa. Un turismo intelligente, consapevole, sì, educato, e che sa riscoprire le bellezze che, esatto, abbiamo, che sono tante. Mm. Bene. Esatto. Grazie di cuore. Salute. Salute.